Se amate i mirtilli, non potrete non amare questo dolce. È sublime. Wow. In una ciotola verso 120 g di latte di soia. Ora aggiungo 50 g di olio di semi e ora aggiungo 80 g di burro di mandorle. Ovviamente va bene anche il burro d'arachidi, giusto Diana? Assolutamente sì. Ora do una mescolata veloce. Ora aggiungo una bella spolverata di cannella. E ora aggiungo gli ingredienti secchi. Qui ho 100 g di farina di mandorle. Vi ricordo che la farina di mandorle potete anche farla voi in casa frullando le mandorle con un semplice frullatore. E ora prendo 150 g di fiocchi. Io sto usando quelli di grano saraceno, ma vi ricordo che potete usare anche un altro tipo di fiocchi che avete in casa o che preferite. E ora prendo un frullatore, il mio è con le lame a S, e prendo anche 150 g di noci e le frullo. Diana, ma che cos'è che ci stai preparando oggi? Un qualcosa con i mirtilli, Con i mirtilli, che anche ancora non se abbiamo non visto. li ho fatti vedere ancora, ma ci saranno i mirtilli. Buona. Ok, Buonissima. dai, ci fidiamo. Direi che ci siamo. Dobbiamo ottenere una granella come questa. E ora la nostra granella di noci la uniamo agli altri ingredienti. Mescoliamo bene il tutto. Ora metto da parte l'impasto e prendo una pirofila rettangolare. La mia è 24 x 15 cm. All'interno metto un foglio di carta da forno che io ho ritagliato e ora metà dell'impasto lo verso nella pirofila. E ora lo distribuisco bene, schiaccio con la mano perché è più facile. Perfetto, la nostra base è pronta e quindi ora inforniamo per circa 10-12 minuti a 180 gradi. Nel frattempo, vi ho detto che in questa ricetta avrei usato i mirtilli, quindi li prendiamo. Qui ho 600 g di mirtilli. Li metto nella pentola. Ora aggiungo 2 cucchiai di eritritolo, oppure potete usare anche zucchero o un altro dolcificante che vi piace. E ora mi sposto di là ai fornelli perché dobbiamo far ammorbidire i mirtilli. A fuoco medio, mi raccomando. E schiacciamo anche leggermente i mirtilli. Allora, i nostri mirtilli sono pronti. Guardate che bel colore. Quindi spengo e ci spostiamo di là. E ora prendiamo i mirtilli di prima. Guardate che meraviglia. E Wow. li verso sulla base. E ora non ci resta che finire con l'impasto che abbiamo lasciato da parte prima, quindi ne prendo poco alla volta e lo sbriciolo sopra. E Wow. ora inforniamo di nuovo, sempre a 180 gradi, per circa 40 minuti. Il nostro dolce è pronto, ce l'ho qui davanti, mamma mia! Non vedo l'ora di assaggiare, ma prima lasciate un mi piace al video, condividetelo mi raccomando, ci date una mano immensa perché in questo modo più persone potranno cucinare tutti questi piatti buonissimi e stare bene soprattutto. Andiamo a vederlo. Subito. 3, 3, 2, 1. 1. Wow, ragazzi. Non so se si vede comunque anche alto, Che meraviglia. Andiamo subito a tagliare. eh. Vai. Wow, no, vabbè, ragazzi. Cioè, questa è una goduria immensa. Cioè, non ho parole qua, Che Diana. acquolina, Guardate qua. ragazzi! Cioè, quanto da 1 a 10, dai, quanto ve lo mangereste questo in questo momento? Vado. Vai. Mamma mia. Vabbè, io sono di parte perché amo i mirtilli.
In qualsiasi forma, ragazzi, dovete farlo. Non posso dire altro.